Buongiorno a tutti, per me è la prima volta che l'azienda Mesi è presente a questa rassegna di scenari di innovazione e mi fa piacere comunque toccare dei temi che comunque ci sono cari, come il tipo di materiale, la ricerca e lo sviluppo con le scuole e comunque anche la tradizione. Perché l'azienda Nesi è stata fondata da mio nonno nel primo dopoguerra, nel secondo dopoguerra, scusate, negli anni 50, come tessitura di filati naturali, quindi cotoni, jute e quant'altro. È stata poi, si è specializzata nella tessitura della carta con la seconda generazione, quindi mio padre, e ultimamente diciamo è stata innovata sempre più da me e mio fratello, che praticamente abbiamo cercato di innovare sempre più il processo produttivo. Noi partiamo dalla materia prima, che è la carta, in bobine, concentriamo tutto il sistema di filatura, di coloritura, di tessitura internamente, e riusciamo a creare dei prodotti unici comunque sia per la vendita a tessuto, quindi in pezza, per il rivestimento murale e le parti di arredamento, quindi testate dei letti o scocche dei divani, quindi parti fisse, e nell'altra, diciamo, sull'altra parte facciamo anche dei prodotti per l'arredo della tavola e della cucina, come tovagliette, cuscini, partendo sempre comunque dal materiale che è di carta, una cellulosa, quindi una materia prima ecologica, ecosostenibile, una materia prima che proviene da cantieri che utilizzano dei certificati di piantagione degli alberi, quindi ecco, cartiere che tengono sempre sotto controllo, diciamo, l'ecosostenibilità. Allora, i briefing sono tre, quindi di consueto. Il primo riguarda i prodotti, diciamo, un po' più dedicati alla tavola. La tavola cosa intendiamo? Noi, come diceva Giulio, abbiamo già una linea di tovaglietta all'americana, no? Di tablemats, come li chiamano, di sottopiatti, però francamente sono prodotti abbastanza caserecci, poi ripeto, lo vediamo dopo, che sono privi di una linea appunto ragionata, coerente dal punto di vista di design, e quindi ci piacerebbe vedere le idee dei vari studenti che da questo punto di vista ci potrebbero dare sicuramente degli stimoli, degli input completamente nuovi e sicuramente più, come dire, migliori, direi, insomma, dei nostri. La cosa interessante è che quando si parla poi di tavola, in realtà poi si sottintende anche altre zone, comunque della casa, che vanno, per quanto riguarda la zona letto, e quindi sicuramente le testate del letto, per esempio, oppure quello a cui pensavamo noi, faccio degli esempi banali, insomma, senza, per carità, vogliono essere esaustivi, quella specie di copriletto che si mette in fondo, no? Al letto stesso, che è una sorta di rannerone, no? Che poi, guarda caso, è anche quello che può andare su una tavola e quindi rappresentare non solo un elemento decorativo, ma come si sta vedendo sempre più nella ristorazione di oggigiorno, diventa addirittura una mezza tovaglia che si mette poi a cavallo della tavola stessa. Con questo, voglio dire, altre idee potrebbero essere rappresentate da una linea di sottopiatti, come ho detto, di grembiuli, giusto appunto, piuttosto che di prese per le pentole, per esempio. La carta, per quanto non possa non sembrare, ma in realtà regge tranquillamente fino ai 160 gradi senza che succeda nulla. Tra l'altro poi si possono applicare dei finissaggi per rendere totalmente liquida. Quindi ecco, tavola, camera, eventualmente anche bagno, perché no, poi magari ne parliamo più diffusamente. Il briefing numero 2
riguarda appunto più la linea che abbiamo individuato come linea fai da te. Noi qualche anno fa abbiamo provato a fare sostanzialmente, ve la dico così molto semplicemente, delle mattonelle autoadesive, no? Perché ci piaceva l'idea di vendere magari anche nella GD, nel canale non propriamente del dettaglio tradizionale, una serie di prodotti che potevano anche rappresentare una sorta di, come dire, di prodotto da una parte per mascherare, no, certe zone che magari non si ha voglia di spendere dei soldi ma che comunque sono un pochettino diverse e quindi si vuole coprire in qualche modo, oppure dare un po' di colore, un po' di smalto, si pensa alle camere per i ragazzi piuttosto che altre zone. E quindi avevamo provato tecnicamente a fare questo prodotto che è venuto fuori e che però anche a questo punto ci piacerebbe poi capire se ci può essere appunto un concetto dietro un pochino più consistente, un pochino più sostanzioso, che vada magari anche oltre al concetto della mattonella e possa prevedere anche altre applicazioni, altre funzioni di uso. Vengo all'ultimo briefing, che è quello degli accessori moda in senso lato, quindi legati al mondo della borsa e delle calzature. Siamo naturalmente in contatto con anche aziende, clienti che si occupano di questo mondo. Chiaramente non il nostro è un tipo di prodotto che per sua natura si rivolge più a un target ovviamente medio-basso, almeno fino ad ora. Qui voglio dire, poi lo potete vedere, ne avete un esempio, qui abbiamo fatto questa specie di stampa tipo coccodrillo sulla carta e sicuramente è un buon esempio di quello che si può fare per poi introdurre il prodotto anche sia nella calzatura che nella pelletteria. Che quantitativi minimi però occorre per fare una bobina di quel tipo? Dunque noi, allora, per quanto riguarda la messa a telaio, minimo ci vuole di 200 metri, si tesse in altezza media sono 150. I finissaggi a questa maniera non li facciamo noi, ma vengono fatti insomma esternamente, ma in ogni modo, tanto per i secchiani della zona di Santa Croce, ovviamente lavorano queste materie, le pelli in particolare, direi si può anche andare a quantitativi che possono essere 20 metri, 30 metri, ma insomma, come si sa, poi chi produce vorrebbe fare tanti metri e non cambiare mai né colori né tipologia di finissaggio. Questo è un po' un vizio che abbiamo in produzione, però poi sappiamo anche che i clienti invece di volere 20 metri vogliono 20 centimetri e quindi poi bisogna mettere d'accordo quello e quell'altro. Niente, ecco, io non andrei oltre per non rubare lo spazio agli altri, intanto ci rivediamo dopo. Sì, no, il terzo brief riguardava appunto il mondo della borsa e della calzatura. Dicevo, anche lì probabilmente quello che noi già facciamo è quello di proporre già questi tessuti. Però mi ricordo, non so se c'è l'Isia di Pistoia, non lo so. Dice artistico, scusa. Sì. Che già, ok, che mi ricordo qualche anno fa con un'altra azienda avevo appunto verificato veramente il livello di competenza era molto alto. Ecco, ci piacerebbe magari fare anche lì, se è possibile, un progetto insieme per poter poi andare anche alla natura stessa dell'arte tessile, no? Quindi riuscire a capire che cosa si può fare a questo punto, magari mescolando, non necessariamente come testimonianza del Jacquard, mescolando anche materiali e tecniche diverse e cosa si riesce a fare. Bene. Io direi che ho chiuso, Sabrina, e passo la parola. Grazie.